Benvenuti o bentornati nel mio canale. Siamo a Roma, è il 6 aprile del 1520, un venerdì santo. Sono le 3 di notte e Raffaello, dopo 15 giorni di malattia, iniziata con una febbre continua ed acuta e inutilmente curata con salassi, muore. La morte del pittore fu salutata con estremo cordoglio da tutta la corte pontificia. Il suo corpo, come richiesto dallo stesso Raffaello, fu sepolto nel Pantheon. Uno dei testimoni, Marcantonio Michiel, non mancò di sottolineare nei suoi scritti gli straordinari segni che si registrarono nei momenti successivi alla morte di Raffaello. Crepe all'interno dei palazzi vaticani e i cieli agitati. Gli scritti rappresentavano la visione comune dei contemporanei di Raffaello, che lo consideravano divino, tanto da paragonarlo a Cristo. Come lui era morto di Venerdì Santo e addirittura nacque in un altro Venerdì Santo. Peccato che la data di nascita di Raffaello, nata a Urbino, ufficialmente il 6 aprile del 1483, fu a lungo distorta e alterata. L'alterazione della data di nascita era in stretta relazione con la visione appunto quasi divina che i contemporanei nutrivano per il pittore. Raffaello Sanzio, conosciuto anche come Raffaello da Urbino, era figlio del pittore e poeta Giovanni Santi. Da bambino il padre si rese conto della sua bravura e lo mandò a studiare presso la bottega di Pietro Perugino. Aveva solo 8 anni quando perse la madre e questo dolore condizionò la sua vita artistica e privata. La madre venne idealizzata poi nel ruolo di Madonna, sempre rappresentata in gesti affettuosi e umani con il figlio. Fu considerato uno dei più grandi artisti di ogni tempo e fra i massimi interpreti del concetto estetico del bello. Uno dei 3 maestri massimi dell'Alto Rinascimento, insieme a Michelangelo e Leonardo da Vinci. Pietro Paolo Lomazzo scrisse che la nobiltà e la bellezza di Raffaello rassomigliava a quelle che tutti gli eccellenti pittori rappresentavano nel Nostro Signore. Il Vasari scrisse che Raffaello era di natura dotato di modestia, bontà e umanità, di un animo gentile e di una graziata affidabilità, a differenza di Michelangelo, considerato un tipo alquanto burbero. Ma racconta di un Raffaello che amava circondarsi da donne, un Raffaello amoroso, affezionato alle donne e dedito ai piaceri carnali. E secondo la sua idea, la morte era attribuibile proprio ai suoi eccessi amorosi. Se dovessimo prendere per buone le parole del Vasari, cadrebbe il mito dell'amante focoso di una singola donna, la Fornarina, poiché si dilettava con diverse ragazze. Ma chi era la Fornarina che, secondo la leggenda, rapì il cuore dell'artista? A Roma, al Palazzo Barberini, c'è un quadro che colpisce l'attenzione. È un ritratto di una ragazza giovanissima e completamente nuda che tenta di coprirsi inutilmente il seno con un velo trasparente. Sul braccio sinistro della fanciulla vi è uno stretto bracciale blu e oro con la scritta Rafael Urbinas, firma dell'artista e vincolo amoroso. Infine, lo sfondo è occupato da un cespuglio di mirto e un ramo di melo cotogno, simboli di Venere, dea dell'amore e della fertilità. Un dipinto privato fatto da un amante alla sua amata. L'opera fu realizzata nel 1520, pochi mesi prima della scomparsa di Raffaello. Quella donna ritratta era la Fornarina. Il suo nome era Margherita Luti ed era considerata una musa ispiratrice di Raffaello. Era la figlia di un fornaio che svolgeva il proprio lavoro nel quartiere di Trastevere. Margherita pare che, poco dopo la morte dell'amato, si ritirò in un convento nel cuore del quartiere dove era cresciuta. Esiste un documento rinvenuto nel 1897 da Antonio Valeri che attesta il suo ritiro nel convento di Santa Pollonia e dà le seguenti parole. Al dì 18 agosto 1520, oggi è stata ricevuta nel nostro conservatorio Madama Margherita, vedova e figliola di Francesco Luti di Siena. Quel termine utilizzato nel documento, vedova, lascerebbe intendere che Margherita e Raffaello si fossero sposati poco prima della morte dell'artista. La storia d'amore tra Raffaello e la Fornarina
ispirò artisti nel corso dei secoli e infatti esistono molte opere che raffigurano la coppia di innamorati. Ma esiste anche una versione meno romantica del termine fornarina, con cui fu identificata e conosciuta Margherita Luti. Questa versione la vedrebbe come meretrice. Il fornarina ovviamente era un'allusione sessuale. Quindi potrebbe essere veritiero il pensiero del Vasari. Raffaello era dedito ai piaceri carnali e potrebbe aver contratto qualche malattia a trasmissione sessuale che comportò la famosa febbre con cui tornò a casa e che venne inutilmente curata con ripetuti salassi. Dalle cronache del tempo le cause della morte non risultano chiare. Il grande pittore lavorava alla trasfigurazione quando si ammalò e la tavola incompiuta fu collocata a capo del letto funebre. E il Vasari scrisse: «La quale opera, nel vedere il corpo morto e quella viva, faceva scoppiare l'anima di dolore». Quell'opera aveva a che fare con la sua morte? Quello era un periodo particolare a Roma, almeno da quanto riportato dal Vasari. Baldassarre Peruzzi era un architetto che collaborò alla stesura del progetto della Basilica di San Pietro. A giudicare dagli scritti del Vasari, l'uomo morì avvelenato da rivali professionali. Un altro caso è quello del Masaccio, che morì in giovanissima età, aveva 27 anni. Secondo il Vasari, esisteva il sospetto che fosse stato avvelenato. Un altro caso, leggermente posteriore alla morte di Raffaello, è quello relativo a Giovan Battista di Jacopo di Gasparre, detto il Rosso Fiorentino. Le cronache riportano la morte per suicidio, ma alcuni divulgarono la versione dell'omicidio. L'ambiente in cui viveva Raffaello pullulava di artisti invidiosi della carriera in grandissima ascesa del pittore, ma ovviamente non ci sono certezze che fu davvero ucciso per rivalità professionale, anche se intorno al 1515 lo stile di Sebastiano del Piombo divenne una valida alternativa a quello di Raffaello. In quegli anni nacque un'accesa competizione tra i due. Alla fine del 1516, il cardinale Giulio de' Medici commissionò due pale d'altare, una a Raffaello, la Trasfigurazione, e una a Sebastiano, la Resurrezione di Lazzaro. Esiste una documentazione di questa particolare competizione, la corrispondenza tra Leonardo Sellaio e Michelangelo. Nel 1517, Leonardo raccontava di un Raffaello molto arrabbiato per la competizione e che cercava di fare del tutto perché Sebastiano arrivasse a non consegnare l'opera terminata, poiché non sopportava i paragoni. Michelangelo invece riceveva confessioni da Sebastiano, dove raccontava di aver rallentato la creazione per evitare che Raffaello potesse vederla prima di consegnare la sua. L'opera di Sebastiano del Piombo fu esposta la prima volta all'interno dei Palazzi Vaticani nel 1519. La seconda volta il 12 aprile del 1520, 6 giorni dopo la morte di Raffaello, e in questa occasione vi fu il confronto con l'incompiuta Trasfigurazione. E tra l'altro Sebastiano del Piombo comunicò la notizia della morte di Raffaello a Michelangelo solo il 12 aprile, praticamente dopo 6 giorni dell'avvenimento. Nella stessa lettera si raccomandò per ottenere la decorazione della sala dei pontifici in Vaticano. Sebastiano però non ottenne quella commissione. Poco tempo dopo accettò di lavorare nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma. Doveva decorare Cappella Chigi sotto le figure di Raffaello, ma Sebastiano indugiò a lungo prima di iniziare i lavori, tanto da stancare gli eredi di Agostino Chigi, che affidarono l'incarico al Salviati. In quei mesi a Sebastiano nacque un figlio, cui Michelangelo fece da padrino. Il sospetto che Raffaello sia stato avvelenato e non sia morto per eccessi amorosi viene dal fatto che nel 1722, quando venne riesumato il suo corpo, fu rinvenuto quasi intatto. E qui nasce il dubbio che sia morto per avvelenamento, in quanto l'arsenico, se assunto in massicce dosi, pare possa preservare il corpo dal decadimento. Il video finisce qui. Un grazie di cuore ai vecchi e ai nuovi iscritti. Ricordo come sempre che se il canale vi piace e non volete perdere nessun nuovo video, vi basta iscrivervi senza dimenticare la campanella. Vi ricordo che anche un secondo canale, troverete il link in info box. Se avete storie dark, true crime, cold case o personaggi storici e non che volete vedere sui miei canali, vi basta farmene richiesta nei commenti via mail a semplicemente.jasmi@gmail.com, in direct su Instagram, stesso nome del canale, oppure tramite il documento da compilare con le vostre richieste che ho inserito in info box e che troverete sotto ogni video.
Vi auguro buona continuazione di giornata, vi abbraccio forte e vi do appuntamento al prossimo video.